Sarà l'autopsia a chiarire i dubbi sulla dinamica che ha portato al decesso di Felice Lauria, l'uomo di Montesano sulla Marcellana di 65 anni, deceduto completamente carbonizzato in un casolare nella frazione Scalo. Sono tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dall'incidente domestico all'omicidio e anche all'estremo gesto da parte dell'uomo. Ancora, per quanto riguarda le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, in merito all'incidente di Padula, nel quale ha perso la vita un sessantenne di buon abitacolo, la conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, anche se non incidentata ma catturata dalle immagini della telecamera a circuito fisso, si è presentata lei in caserma per dichiarare di essere presente al momento del terribile impatto tra l'Ape Cross e la motrice. Per quanto riguarda invece le notizie che arrivano dal Cilento, due persone sono state arrestate per le rapine messe in atto la giornata di ieri a Capaccio Pestum. Le rapine hanno riguardato due donne, una di queste aveva provato a difendersi di fronte alla minaccia di un coltello ma era stata picchiata e ferita e poi anche rapinata. Tragico incidente infine si registra ancora nel Cilento, a perdere la vita è un uomo di 63 anni di Giffoni Vallepiana. L'uomo ha accusato un malore mentre era alla guida nei pressi di campagna ed è andato a sbattere contro un albero, ha poi perso purtroppo la vita.